Ciao Patrizia, benvenuta sul canale di Amore Psiche con la Pink. È un piacere riaverti qui con me al nostro terzo appuntamento. Ciao a te e ciao a tutti quelli collegati. Intanto ricordo a tutti di iscriversi al tuo canale YouTube, Vivere al meglio con Patrizia Perotti e acquistare anche i tuoi libri, Il principe senza pisello ed Albe rubate, però poi ce lo direi alla fine anche di questa puntata. Allora, questa sera Patrizia, per chiudere il cerchio con il narcisista covert, il narcisista moscio, chiudiamo il cerchio parlando del suo coraggio, no? Il coraggio del narcimoscio, che più che un cuor di leone, è un cuor di cagone. Cosa ne pensi? Allora, intanto, vabbè, abbiamo deciso veramente di chiudere questa saga, anche perché ci sono tanti altri argomenti molto più interessanti e occuparsi del nulla cosmico, poi alla fine diventa anche un pochino noioso. Però noi ci siamo Certo. divertite, noi comunque ci siamo divertite e speriamo soprattutto di aver magari aperto gli occhi anche a qualcuno che si può trovare nella stessa identica situazione, perché no? Perché le persone Certo. quando ascoltano i video magari si riconoscono in una situazione e Ah beh, quindi ovvio, ovvio. Speriamo che questo sia sì. servito di aiuto, ma sicuramente servirà a qualcuno, basta anche solo una persona o a due, e già il nostro lavoro e il nostro dovere l'abbiamo fatto. Esatto. Senti, Allora. mica il mio cane abbaiare. No. Meno male, sta abbaiando come uno sforsennato. Vabbè, Sì, comunque, ricapitoliamo. E quindi niente, parleremo appunto per chiudere questo cerchio del coraggio, no? Del narcisista covert, del narcimoscio. Raccontaci qualcosa, qualche aneddoto, qualche cosa che ti viene in mente intanto riguardo. mi piace fare questa equivalenza. Il coraggio sta al narcimoscio quanto la verginità fisica sta a una pornostar. È vero, è vero. Quindi diciamo che beh, Che il pennello. narcimoscio secondo me è proprio l'emblema dello sfigato, perché il narcimoscio rappresenta proprio l'uomo che non sa prendere posizioni mai, ha sempre bisogno del supporto degli altri, anche se sembra magari anche in gamba, non si assume le responsabilità. E anche quando viene preso con le mani nella marmellata è sempre colpa di qualcun altro oppure è un complotto contro di lui. E questo mi sembra veramente molto puerile e molto infantile. Ma il narcimoscio, del resto, è un narcisista non cresciuto, perché probabilmente gli altri gli hanno Certo. fatto la prova prima. E allora di conseguenza si comporta così e soprattutto, molte volte, il più delle volte, sputa anche sentenze. Quando forse dovrebbe guardare un Quindi po' la sua vita. certo, diciamo che è significativo il fatto che anche di fronte all'evidenza neghi comunque sempre, no? Ha sempre ragione lui, è sempre colpa degli altri. E anche di fronte all'evidenza mente, non accetta assolutamente. Ma vediamo se convieni con me. Io ho pensato, riflettendo, che il narcisista covert, il narcisista moscio, alla fine il suo coraggio, apparente ovviamente, lo mostra soprattutto verso le donne, mentre con gli uomini no. Cioè, si sente molto potente verso le donne, no? Perché sottomettendo, umiliando, svilendo, come se il coraggio venisse fuori solo nei confronti delle donne, un po' forse una paura per confrontarsi con gli uomini. Cosa ne pensi? Penso che intanto sia più semplice prendersela con le donne che non con gli uomini. In Certo. più c'è sempre quel fatto che di fondo al narcimoscio la donna non interessa molto e quindi la vede anzi, secondo me si comporta proprio così per svilirla ulteriormente, perché comunque qualsiasi persona intelligente non svilisce mai nessuno, mai. Perché tu, anche se vedi il difetto di un'altra persona, se c'è una persona intelligente e cresciuta, non lo dici. Non lo dici Lo so. e non lo metti in mostra. Quando lo fai, pecchi di stupidità, di ignoranza e
soprattutto di, certo, proprio di infantilismo, perché comunque solo i bambini dicono: guarda, quello è così, quello è grasso, perché sono bambini. Cioè, io non mi permetterei mai, certo, mai di fare questa cosa qui a un'altra persona, perché comunque non è proprio neanche educato. Quindi poi, certo, vabbè, ma tende a sfidire anche a livello fisico proprio, no? Certo. Oltre che le caratteristiche a livello fisico, è grassa, è vecchia, è bella, è brutta, insomma, tutte queste, ignorante, intelligente, e proprio perché probabilmente lui è comunque il primo a patire le critiche, no? E quindi cosa fa? Le butta addosso agli altri o le altre, in questo caso lo fa soprattutto con le donne, ho notato, con gli uomini non lo fa. Anche se cerca di presentarsi con imponenza nei confronti degli uomini, magari un po' svilendoli, però evita comunque sempre il confronto con gli uomini. Lui si confronta, che poi non si sa confrontare con le donne, diciamo che si relaziona con le donne per mantenere il controllo e dominare alla fine le donne, più una cosa che fa per sottometterle che non per entrare in relazione con una donna. Si presume autentica, no? Che poi sia una relazione di amicizia, una relazione affettiva, insomma di qualunque genere, lui comunque ha questa modalità, io ho notato, di entrare in contatto con le donne proprio così, svilendole, prendendole in giro, andando a stuzzicare, secondo lui, quelli che possono essere i lati più deboli. Poi se lo si fa con lui, ovviamente si salvi chi può. Certo, sicuramente. Dall'alto del piedistallo di carta, si sente in dovere e in diritto di poter giudicare gli altri, ma di giudicare anche la vita degli altri, quando poi A me magari la sicuramente. sua, diciamo che non è proprio così trasparente e cristallina. Gli Quindi. vuole dare un'apparenza di vita perfetta o comunque pacifica, serena, felice, quando poi in realtà è solo secondo il suo punto di vista e forse neanche, no? Mentre ovviamente svilisce tutto quello che fanno gli altri, no? Dai difetti si attacca al difetto, fino a proprio tutto, proprio tutta l'insieme vita, no? Se la prende con tutto quello che serve. Cerca di andare a colpire, secondo lui, quei punti deboli, che poi appunto quando colpisci tu i suoi punti deboli, ovviamente si Certo. diventa pazze, no? Si diventa delle pazze narcisiste. Ovvio, anche perché non sa vedere i suoi punti deboli, che sono tanti invece. Quindi, Allora, quindi, per proteggersi, cerca di colpire prima i punti deboli degli altri, così dice sono in posizione di vantaggio. In realtà, poi, quando lo vedi, è un povero diavolo, e dici, ma sì, dov'è sembra quasi che l'unica. Esatto, povero diavolo. Sembra quasi che sia l'unica modalità che conosca per entrare in relazione con le persone. E questa modalità che conosce, usa quella, sempre uguale, sempre lo stesso schema, con tutti, con tutte, e non c'è poi alla fine, non è originale, no? Perché è davvero poi un copia e incolla un po' con tutti, no? O con tutte. Non hai notato questa sua non originalità alla fine? certo, ha un cliché, adopera quello, crede che quello sia un cliché vincente, e poi in realtà è anche patetico, secondo me, dopo un po', perché lo scherzo ci può anche essere. A parte che sui Certo, difetti sì. fisici, io non scherzerei mai molto sui difetti fisici, mai, perché comunque tu non sai quanto una persona può soffrire per una determinata cosa, e quindi trovo che sia Certo, veramente certo. poco edificante, poco intelligente. Una persona intelligente non fa. Che poi la maggior parte di queste persone poi sono loro pieni di difetti che non si vedono neanche, o non so se hanno gli specchi o si vedono, però sono i primi a sputar sentenza, a sminuire, a offendere, e pensano di essere, come dici tu, simpatici, divertenti, e si nascondono un po' dietro quella scusa: ah, ma io sto scherzando, ah, ma io sto scherzando, ah, ma guarda che scherzo, e no, ma perché io ti voglio bene, guarda che io ti voglio bene, sto Se scherzando, sto scherzando. ti volessero male, non lo so.
Se uno va sì, c'è cioè prima magari vanno giù pesante con offese e quant'altro, e poi dopo però la scusa è ma io ti voglio bene, ma io ti vogliono bene, e qui entra poi in atto la manipolazione. Faccio per te, per incentivarti. Quello invece è il modo proprio per buttare giù l'autostima a una persona. Perché? Certo, sì. Beh, è ovvio, a parte che persone di questo genere è difficile che riescano poi a buttare giù l'autostima, perché insomma, e poi si parte dal fatto che proprio chi ha questo atteggiamento di per sé non ha autostima, è lui stesso che vive la disistima e che di riflesso la vuole fare vivere agli altri. Però io credo che in realtà sia in primis la persona che si vive tutta la disistima, ma siccome conosce solo quella, cerca di buttarlo addosso agli altri. È una modalità che ha l'unica, poraccio, di relazione nei confronti delle persone. È come se in qualche modo non riuscisse a essere autentico, non riuscisse a essere se stesso, non riuscisse neanche, secondo me, a manifestare, ma forse perché non gli viene proprio, non ce la può fare, qualcosa di bello, non riesce a tirar fuori qualcosa di bello, qualcosa di autentico. È come se fosse quasi una vergogna. Secondo me sono poi quelle persone che da ragazzi, da bambini non hanno saputo vivere l'affetto, no? Non l'hanno vissuto. Quindi quello che vivono è solo quello, dice, quello che sanno far vivere e che hanno vissuto è solo la disistima, no? Tutta la parte bella, tutta la parte affettiva, tutta la parte gratificante, non la conoscono, no? E quindi non riescono proprio, cioè, gli è proprio difficile tirar fuori qualcosa che non è in loro, cioè, perché non conoscono neanche minimamente e non sanno neanche cosa voglia dire relazionarsi in modo semplice, perché probabilmente si sentono spauriti, no? Dovessero mai abbassare quelle difese che ormai non le butta giù nessuno, perché ormai non sono in cemento armato di più, si sentirebbero appunto stupidi, inadeguati in una situazione di inferiorità. Per loro manifestare qualcosa di bello sarebbe come perdere, no? E non avere il controllo, perderebbero il controllo. Infatti attaccano per primi proprio perché hanno paura di essere attaccati, quindi attaccano sempre per primi, non hanno neanche equilibrio. Probabilmente sono quei bambini che da piccoli hanno vissuto poco l'affetto e magari erano anche però molto coccolati, molto vezzeggiati e quando combinavano un guaio nascondevano la mano e incolpavano gli altri. Io avevo un compagno di scuola che era così, aveva una mamma super presente, una mamma che suo figlio era il migliore, il più intelligente, il più bello della classe e lui era veramente cattivello, faceva veramente degli scherzi di pessimo gusto. Ma era figlio unico questo, era figlio unico. Sì, figlio unico. E mi ricordo che quando veniva ai giardinetti faceva proprio degli scherzi cattivi. E mi ricordo che un giorno, quando la madre non vedeva, gli ho mollato una bella pedata nel sedere e gli ho detto: adesso vai dalla mamma a Hai dirglielo, fatto perché bene. te ne do un'altra ancora più forte dopo. Cioè, era il classico, ma che mi ha fatto, poi era lui invece quello che faceva del male agli altri, ma proprio anche scherzi cattivi, proprio Sì, cattivi. ma perché è vero, è vero, e poi sono quasi sempre figli unici, proprio incapaci di vivere comunque delle relazioni, uno scambio, avere un fratello, una sorella, comunque vivere un ambiente familiare un po' più allargato, no? Manca questa componente dove probabilmente è stato messo al centro dell'attenzione da una parte e quindi ha continuato la sua vita così. Poi in realtà nella vita normale, cioè, non è così. E poi ci si ritrova incapaci di relazionarsi nel modo giusto, no? Perché poi manca proprio la capacità di relazionarsi in un modo giusto. È come se queste persone riuscissero ad entrare in relazione con qualcuno solo così, cioè non c'è un'altra modalità, non c'è un cambiamento, non c'è un qualcosa di diverso, è proprio solo quello. E non è solo con una persona, due persone o tre persone, è con il mondo intero, cioè la loro capacità è quella. Neanche se eventualmente potrebbero avere un interesse verso qualcuno, oppure è completamente schematica, proprio formalissima, piena di niente, se ovviamente non sono neanche coinvolti, cioè li vedi proprio asettici, no? Se sono asettici, neutrali, molto formali, è perché hanno a che fare con una persona che però quello è, no? Soffrenti, asettici, e comunque sono frasi di circostanza, ma è qualcosa che esce dal cuore. Con chi magari probabilmente forse sono anche coinvolti, comunque non conoscono la modalità affettiva,
quella gli manca proprio, e quindi l'unico modo per entrare in relazione è quello, un modo malato che però hanno loro, credo. Anche perché Quindi hanno un po'. non hanno sviluppato empatia e quindi non possono mai mettersi nei panni degli altri. Sì, penso proprio che non abbiano empatia, cioè sono No, molto centrati solo su se stessi. È capace che passano, cioè se hanno un problema, quel problema è solo loro, è sempre loro ed è solo centrato su quel problema. Non è che gli passa per l'anticamera del cervello che magari il problema ce l'ha lui, però tutto il resto del mondo magari anche solo una domanda, no? Tu come stai? No? Cioè no, hanno questa cosa qui che loro vedono solo quella cosa loro e non capiscono più niente. giusto, è tipico del narcisista, no? Tipico del narcisista questo. E poi quello che hanno è che giudicano sempre gli altri. C'è un detto che dice: per giudicare la mia vita cammina con le mie scarpe per un po'. Prova a camminare con le mie scarpe, vedi come io me la prima di giudicare me. Prova, io non Certo. giudico la vita degli altri, perché ognuno può aver avuto i suoi dolori, i dolori di uno possono essere gravi, meno gravi, ma sono i suoi dolori. E quindi, cioè, bisogna avere rispetto del dolore altrui. Io magari lo affronto in un modo, l'altro lo affronto in un altro, ma non è che il suo sia meno importante, il mio sia più importante. Il dolore è dolore. Quindi, cioè, parliamone. Loro invece, boh, sembra quasi che il dolore degli altri sia dovuto al fatto perché loro gli altri sono stati incapaci, sono stati stupidi, non hanno saputo affrontare qui. Poi loro, mi sembra che quando hanno un problema non è che lo affrontino poi così molto bene a testa alta, anzi. No, no, quando affrontano un problema, quel problema diventa l'unica cosa che esiste sulla faccia della terra. Intanto non riescono a distaccarsi da niente. Cioè non è che dicano, vabbè, ho questo problema, provo a affrontarlo in questa maniera, però so uscire dal problema. Cioè fino a quando c'è questo problema, che ce l'hanno, e poi dipende da che problema, è come se non riuscissero a vivere nient'altro. Non riescono a vivere nient'altro, sono solo concentrati su quella cosa lì. Come dicevamo prima, a parte il fatto che non si interessano minimamente invece di quello che può provare l'altra persona, cioè hanno una cosa loro, sono quelle persone che sono capaci di romperti le palle per 20 volte al giorno, ma perché è una cosa che a loro interessa, hanno questo problema e quindi devono dare sfogo a questa cosa e poco gli importa se ti chiamano 2, 3, 4, 10 o 20 volte al giorno. Perché loro hanno questa cosa. Se poi magari sei tu che chiedi una cosa o chiami per un'altra cosa, cambiano modalità in un atteggiamento stizzito, superficiale, quasi di sdegno. No, sono no, ma, cioè, infastiditi. Ma questo perché sono delle persone egoiste, non si rendono conto che nel momento in cui hanno bisogno ti riempiono magari lo spazio e la giornata o la vita della sua cosa, che veramente poi non esiste solo quella nella vita, però se poi magari sei tu che interrompi un attimo lo schema, magari chiedi, fai, chiami una volta ogni morto di papa, hanno un atteggiamento ostile e di fastidio e sono delle pessime persone, fanno veramente schifo. Non sono umili, poi soprattutto, non conoscono il dono dell'umiltà. Chi non è umile. E poi ho notato che non sanno dire grazie. Non sanno dire Hai grazie. notato? Non usano la parola grazie. È tutto dovuto. Loro sono i Non sanno principi. dire grazie. Loro Non sanno sono. dire grazie, gli è difficile dire grazie, forse non ci arrivano neanche, sembrano quasi dei deficienti, no? Dei bambini deficienti, quando magari gli davi qualcosa, gli offrivi qualcosa e non dicevano neanche grazie, c'era la mamma che diceva devi dire grazie, no? Cioè ringrazia, no? Che poi ringraziare è un gesto di ringraziamento, no? Di gratitudine, no? Che può essere un grazie per tante cose. Ho notato che non sanno dire grazie. Gli è dovuto tutto, la vita gli deve tutto e quando la vita inizia a togliere impazziscono perché perdono controllo. A volte la vita ti toglie tante cose, eh? E anche all'improvviso, non lo puoi sapere. Cioè, a volte in una settimana ti può cambiare completamente la vita, in meglio o in peggio. Quindi se ti cambia in meglio, ok, ma se ti cambia in peggio devi anche saper far fronte, eh? Loro questo impatto non riescono a sopportarlo. Non sopportano.
non sopportano niente che cambi, no? Cioè, poi magari sono quelle persone che a livello così dicono: ah sì, nella vita può succederti di tutto, di qui e di giù, bisogna saper affrontare la vita, no? Poi in realtà succede una minima cosa loro, o minima, massima, quello che è. Bon, esistono loro, il loro problema, non hanno assolutamente coraggio nell'affrontare i problemi e tante volte non hanno neanche dignità nell'affrontare il problema, perché si mettono in una situazione ridicola e patetica, nell'affrontare il problema. Cioè non solo non l'affrontano, però diventano ridicoli, perdono la dignità proprio perché non sanno gestire niente, Persone che non sia. coraggiose, le persone coraggiose hanno sempre dignità, sempre. Le puoi trovare anche in Esatto. giro, ma hanno sempre dignità. Le persone Ma il coraggiose. coraggio e la dignità sono due cose che vanno insieme. Certo. Certo. Quindi chi ha Certo. coraggio solitamente ha dignità, chi non ha coraggio non ha neanche dignità. Vabbè, Coraggio. oltre a. Coraggio non significa scegliere la massima della loro scelta, il telefono alla bionda, la bruna o la rossa, quello è il massimo della loro scelta. Il coraggio di scegliere delle cose importanti, lì fa la differenza. Fa la Coraggio di differenza. scegliere, coraggio di affrontare con comunque dignità le cose che succedono. Saper anche comunque ammettere, no? Determinate situazioni, alcuni errori che possiamo fare tutti. E solitamente il narcimotion non fa mai errori, se sbaglia è sempre colpa degli altri, ma non sbaglia neanche, e diciamo che è colpa degli altri, lui non sbaglia mai, ma è sempre colpa degli altri. Cioè lui fa sempre tutto giusto, ma sono gli altri che. Ovvio. E quindi diciamo il cuor di cagone più che il cuor di leone, no? È un po' come veniva, c'era quella di Tote, non so se si chiama di Tote, di Don Abbondio, no? Dei Promessi Sposi, non aveva certo un cuor di leone, io toglierei il nonno, ma direi ha un cuor di cagone, un cuor di cagone un po' su tutti gli aspetti. L'unica magari spavalderia che può apparire è quella appunto di farsi avanti magari soprattutto con le donne, ma sempre in una modalità tossica, comunque tossica. Sono tossici, per forza. Il narcisista è sempre tossico, non può instaurare nessuna Tossica. relazione sana con nessuno, né nel campo delle amicizie, né nel campo dell'amore, né nel campo lavorativo. E chi è tossico, non Sì, puoi è una. cavare sangue da una rapa, eh? Cioè, è impossibile, quindi le relazioni con loro sono veramente drama. Tossiche, Brava per te. tossiche, cioè proprio relazioni non spontanee, non autentiche, tossiche, perché comunque vanno sempre poi a parare nel dominare, controllare, sottomettere, svilire, scartare. E so dietro questa apparenza di spavalderia, no? Di superiorità, di uomo Superman, no? Di maschio alfa, che poi di alfa. Parliamo. Forse non sanno qual è il concetto di uomo alfa. L'uomo alfa è tutta un'altra roba, è tutta un'altra roba, ma proprio Lo meno so. male, è meno male, meno male, perché se il mondo fosse pieno di questa gente qui sarebbe già forse la rovina, eh? Perché cioè, che decisioni prendono nella loro vita, che cosa fanno per gli altri, queste persone? Niente, sono danni. Hanno il coraggio, l'unico coraggio che hanno è quello di relazionarsi in modo tossico, quello ce l'hanno bene, e quindi è un coraggio tossico, hanno un coraggio tossico, che non è un coraggio ovviamente, hanno la maleducazione, la sfrontatezza, l'insensibilità di conoscere solo un certo tipo di modalità, che secondo loro è pure una modalità figa, no? Cioè, e secondo loro è una modalità figa. Sì. Forse gli hanno tonti. Quando poi li conosci, capisci che immediatamente che non è una modalità sana. E non è una modalità da persona adulta, non crescono questi, non sono cresciuti. Chi rimane Sono dei infantile bambinoni. non può dare niente, perché il bambino perennemente ha bisogno di chi gli cambia il pannolone.
non può dare Sì, è niente. vero, no? Non È può. vero, è vero. Beh, sono quelle persone che poi, trovandosi ovviamente in difficoltà e non avendo ovviamente magari qualcuno intorno, saranno poi costrette a pagare per fare ogni cosa, no? Non sono capace a fare questo, pagherò una persona per fare questo. Non sono capace a fare quell'altro, pagherò un'altra persona per fare quell'altro. Cioè, Quindi praticamente. sono particolarmente cretini da non imparare a fare niente, perché io dico, lavarmi un E paio di mutande, anche un cretino ci riesce, da dire. infatti lavarsi un paio di mutande, lavare due tazzine, due posate, sapersi fare un piatto di pasta, una bistecca, insomma, sapersi, però magari in quella situazione si arrangia diversamente, o pagano qualcuno, però poi alla fine si trovano solo persone che intorno vengono pagate. Vengono pagate perché poi una persona ovviamente intelligente, sensibile e di valore, quando capisce l'antifona, sa che non può essere la situazione, no? Assolutamente, a meno che non ti vuoti il martirio, a meno che non sei particolarmente bisognosa, che credi di non trovare niente di meglio, ma già all'angolo della strada di meglio c'è. No, ma alla cieca, se esci di casa bendata, ti coio coio, Cioè, uno meglio lo trovi. ci va poco a trovare qualcuno che abbia un pizzico di coraggio in più, un pizzico di voglia in più, un pizzico di empatia in più. Ci va proprio poco, eh? Un pizzico di ogni cosa, dall'empatia all'iniziativa, al coraggio, a tutto quanto. E quindi niente, abbiamo parlato di questo cuor di cagone. E con questa live, cioè live no, con questo video chiudiamo il ciclo del Narci Moscio e faremo poi altre puntate, però magari ci orienteremo su altro, qualcosa di più interessante. Abbiamo dato insomma un po' vita a questo personaggio, ma gli Anche abbiamo perché dato troppo vita. dare troppa energia e importanza a nulla, non va Certo, neanche certo. Abbiamo dato vita a questo personaggio e come gli abbiamo dato vita, adesso lo spegniamo totalmente e passeremo appunto dagli altri argomenti che saranno interessanti. Quindi io invito tutti quanti a seguirci le nostre puntate che saranno comunque carine, interessanti, allegre, simpatiche con la nostra compagnia, quella tua di dove arrivo la Patrizia e anche guarda. quella mia e quella anche di Amore Psiche con la Picche. Quindi invitiamo tutti a seguirci. A mettere un like se questo video appunto piacerà e a iscriversi al tuo canale e Patrizia, per favore, presenta bene il tuo canale così si iscrivono in Canale Isa tanti. Rampiglio è un canale proprio appena nato, dove appunto posto pochissimi video perché non ho mai tempo veramente. Pochi ma buoni. Sì, molto corti, per non appesantire, perché non ho la presunzione anche di essere così brava a parlare di certi argomenti e andare proprio nel dettaglio, però. Sei brava. E poi Quindi. ognuno fa quello che in quel momento ti viene, hai voglia di esprimere, hai voglia di comunicare, sempre con autenticità. Mi trovo meglio a Quindi, vivere al scrivere. meglio con Patrizia Perotti. Vivere al meglio con Patrizia Perotti. Iscrivetevi al suo canale, poi vi metterò anche il link così vi potete andare a iscrivere. Però Patrizia non ha solo un canale YouTube, è anche una scrittrice. Patrizia, raccontaci dei tuoi libri. Allora, il mio primo libro comico di 22 anni fa, Il principe senza bisogno, 38 storie reali, vere, fornite da amiche e conoscenti su individui Che bello. di sesso maschile, non dico uomini, di sesso maschile, molto divertenti, che è stato un libro molto Il terapeutico sesso per maschile, non dico uomini, è perfetto. me. E poi l'altro invece è stato scritto nel periodo Covid, Le albe rubate, una storia, un romanzo che tratta la storia di una donna dagli anni 70-80 fino ai giorni nostri. Questa donna subisce violenze fisiche all'interno del matrimonio, tante tante vicissitudini, però poi alla fine riesce veramente a prendere in mano la sua vita e a creare un capolavoro. Quindi Quindi. un bel finale, un lieto fine, un lieto fine. Quindi possono trovare i tuoi libri su Amazon e poi ovviamente, essendo una scrittrice, hai anche in serbo qualcosa di
molto molto bello, però ne parleremo poi prossimamente, lasciando una sorpresa un po' a tutti, lasciando la sorpresa un po' a tutti, va bene? Allora, Patrizia, io ti ringrazio di cuore, ti auguro una buona serata, grazie ancora e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao. Grazie Patrizia, grazie.